Ci racconti un po' com'è nata questa opportunità, no? Nel senso di andare in NBA. Cosa ti ricordi di, insomma, di quella cosa? Ma io riuscii a fare due stagioni incredibili alla Fortitudo e i miei procuratori dell'epoca gli dissi: perché non proviamo a farci conoscere anche al di là dell'oceano e vedere se magari possono essere interessati ad un giocatore non scelto. Cleveland e Toronto iniziarono a seguirmi fino ad arrivare negli ultimi mesi di campionato, dove erano fissi ad alcune partite a fare da scout, e scelsi Toronto per alcuni motivi. Ok, com'è stato l'impatto per la realtà dell'NBA? I Raptors all'epoca erano praticamente neonati, no? Quindi c'era un'aspettativa particolare, sentivi delle pressioni importanti rispetto al campionato italiano? Realtà completamente diverse, sicuramente meno stressante rispetto al campionato italiano, anche all'epoca, perché l'NBA è organizzata in maniera clamorosa, quindi anche dalle visite ai provini, ai contratti, alla gestione dell'immagine economica, sono anni luce avanti rispetto a noi. Abbiamo fatto la chiacchierata con Enzo, adesso, come promesso ai nostri fan della pagina NBA Operazione Nostalgia, questo sarà il premio che daremo al vincitore del contest Indossa la Nostalgia che faremo quest'estate. Ovviamente la maglia non può essere che dei Toronto Raptors, che hanno vinto l'ultimo nostro sondaggio sulla maglia più bella degli anni 90 dell'NBA, e non poteva che essere di Vincenzo Esposito, quindi gliela facciamo firmare, ovviamente, perché per dargli ancora più valore. Mi presto io come appoggio. E questo sarà il nostro premio. Grazie, voglio ringraziare assolutamente Vincenzo Esposito del Pistola Basket per questa occasione che ci ha dato di venire a trovarlo, di incontrarlo. Noi salutiamo tutti i nostri fan calorosamente. Vi aspettiamo sulla pagina. E mi raccomando, continuate a seguirci. NBA Operazione Nostalgia, Nostalgia Canaglia, sempre. Un saluto, ci leggiamo sulla pagina.